Registro tardi oggi, spero che poi farò in tempo a caricarlo per farlo uscire alla normale orario delle 3. Sistemiamo bene il microfono e benvenuti a Venezia per questo nuovo giorno. Oggi è martedì e continuo a parlare di cinema italiano. Ieri c'era stato il film di Claudio Caligari, Non essere cattivo, molto amato, molto apprezzato. Il film di oggi è stato accolto un po' più in maniera contrastata, non troppo, però un po' più contrastata. Anche perché è un film molto diverso, molto particolare. Parlo di Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio. Prima di parlare del film vi ricordo, venerdì sera, diciamo dalle 7 in poi, faccio un incontro con chi gli va di esserci qui a Venezia. Quindi se siete al Lido per seguire il festival oppure siete nelle vicinanze, vi va di passare. La mia idea era fare tipo una sorta di chiacchierata, mini aperitivo dalle 7 circa in poi e poi 9 più o meno. Una cena sempre qua vicino sul Lido, tipo laggiù, per intenderci. E se volete partecipare ditemelo, cioè fatemelo sapere in modo che io poi posso organizzare con prenotazioni e tutto. Se volete partecipare me lo scrivete tipo un messaggio privato o con un commento qui su YouTube, un messaggio privato su YouTube oppure sulla mia pagina Facebook, che dovete andare a seguire per avere tutte le recensioni, gli altri video, i commenti, le interviste, tutto quello che riguarda la mostra. Parliamo di Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio. Dedicherò un chiedi chi era Bellocchio di ritorno dalle vacanze, quindi diciamo tra fine settembre e inizio ottobre. Il film esce in sala dopodomani ed è un film, uno dei più strani, liberi, particolari di Bellocchio. E mi viene da dire che è un double bill, appunto nella tradizione della serie B americana. È double bill perché sulla serie B si basa. È in realtà la rilettura di Bellocchio del racconto gotico, sono due film in uno, che nell'epilogo si capisce qual è il filo che li conduce, ma non voglio fare spoiler. Il primo film è una storia da cui parte proprio il progetto, che è di questa suora e del costante interrogatorio e torture del convento in cui è rinchiusa per farle confessare un patto demoniaco. E il testimone è il suo amante, il fratello del suo amante, anche qui c'è un po' un mistero degno del romanzo gotico. E dall'altra parte invece sempre c'è una versione molto contemporanea di Dracula, ambientata nella Bobbio contemporanea, anche la prima parte è ambientata a Bobbio, e in cui però, come dire, c'è un Dracula estremamente vecchio che deve fare conti con la propria vecchiaia, con il mondo che cambia e con gli altri che non sono... Come dire, che appunto il mondo che lo circonda che non è più ad altezza di vampiro, diciamo così. Quindi da una parte c'è un racconto gotico quasi puro in cui c'è tutto però l'ateismo iconoclasta di Bellocchio, la sua spiritualità molto sui generis, molto alternativa. Dall'altra parte invece un tentativo non proprio facile per Bellocchio, non proprio quantomeno nelle corde, almeno apparentemente di Bellocchio, di fare commedia grottesca con dei tratti satirici. La libertà di questo spiazzo che a metà film cambia completamente è uno dei grandi pregi di un film, ma l'altro grande pregio è questa estrema libertà che conferisce, come dire, segna il modo visionario in cui Bellocchio racconta le cose. Raccontare, come in un racconto gotico appunto, il contrasto tra luce e buio, la luce che squarcia il buio che ingloba la luce e i modi in cui la luce vuole e può sconfiggere il buio, sia in senso spirituale sia invece in senso di bene e male. Da una parte c'è appunto un racconto spirituale di una donna che nega e allo stesso tempo vuole la santità, di un uomo che fa lo stesso per amore di questa donna, dall'altra parte invece c'è un racconto più sociale, l'Italia dei nuovi vampiri, l'Italia dei vecchi che invece cercano di tenere il potere e devono lasciare e non vogliono lasciarlo in mano ai giovani, i giovani che forse sono anche peggiori di quei vecchi, insomma una metafora politica, un'allegoria quasi, raccontata in chiave ironica, comica, molto riuscita. Erlitzka straordinario nella seconda parte in questo Dracula, e tutto il film gioca appunto come un double bill vero e proprio di rimandi tra un film e l'altro, personaggi che tornano, attori che tornano, e nell'epilogo tutto si tiene. Tutto si tiene ma in maniera estremamente diversa, libera, anche difficile da comprendere. Infatti il film non è stato accolto benissimo dal resto della critica, ma nella potenza di certe immagini, nella potenza di certe scene, nella profondità con cui attraverso lo stile, le inquadrature, le scelte di regia, Bellocchio parla e dice cose forti, necessarie, in un certo senso potenti. Già
parte che sembra un film molto ingessato, accademico, poi capisci che c'è qualcosa di straniante, qualcosa che ricorda il cinema europeo radicale, Raul Ruiz, De Oliveira. E poi a un certo punto arriva proprio il momento visionario, il momento in cui il cinema si squarcia e va oltre se stesso, oltre quello che sta raccontando, anche attraverso l'uso delle musiche, i Metallica in chiave corale gregoriana. Insomma, un film davvero pieno di cose, di momenti, di frasi, di lampi, di genio, di ironia. È un film veramente di grande ricchezza. È uno di quei film che si deve davvero entrare nel suo mood e si deve cercare di capire, di interpretare, di studiare, ma allo stesso tempo si deve fruire, perché è un film che sa prendere, sa portarti dentro le sue emozioni, sensazioni come un fiume. Non è un film facile, non è un film per tutti, ripeto, è il più folle in qualche modo di Bellocchio, ma secondo me è un film riuscitissimo e finora il migliore italiano in concorso. Domani Charlie Kaufman con Anomalisa, speriamo che voi siate ancora qua. Ciao a tutti!